Salve a tutti, io sono lo Scotto e vi do il benvenuto in un nuovo video dedicato ai giochi di ruolo. Era un bel po' che non ci vedevamo e oggi torniamo arrogantissimi con Spire, un gioco che ci ha inviato molto gentilmente Isola Ilion Edizioni, una casa editrice ci terrei a ringraziare proprio perché ha sempre creduto in noi ed è sempre stata molto gentile nei nostri confronti. Basti pensare che il primo video che abbiamo fatto sui giochi di ruolo, Awaken, non so se ve lo ricordate, recuperatelo nel caso, è un gioco di ruolo che ci inviò appunto Isola Ilion. Avrei voluto portarlo un po' prima, ma ho voluto provarlo un paio di volte, due o tre volte prima di portarlo, perché ho detto ok, fare una recensione su un gioco che magari ho solo letto, c'è qualcosa che nell'atto teorico può sembrare in un modo, poi nell'atto pratico è tutt'altro, ho detto lo provo, faccio un paio di sessioni e poi ne andiamo a parlare, e devo dire che il risultato finale mi è piaciuto molto. Che cos'è Spire? Spire è un fantasy, un urban fantasy dalle fortissime connotazioni punk. Urban fantasy perché fondamentalmente è un'ambientazione fantasy che si sviluppa e si struttura tutta all'interno di una grossa metropoli, in questo caso proprio Spire, una megalopoli che si struttura in verticale, governata e controllata dagli alti elfi che hanno sottomesso i drow, che cioè i personaggi che voi dovrete interpretare. Se non conoscete fondamentalmente il fantasy in maniera approfondita, sono elfi oscuri. Secondo ciò che si dice, sono alti elfi maledetti dagli stessi alti elfi, quindi una parte della loro popolazione maledetta è asservita a loro. C'è chi crede che così non sia, ci sono varie teorie, ma queste sono tutte cose che magari potrete scoprire all'interno della storia. Il vostro compito sarà quello di cercare di ribaltare la situazione, di sovvertire l'ordine che c'è a Spire. Voi appunto siete drow, avete sempre subito soprusi, fate parte del ceto sociale più basso della città di Spire, siete asserviti completamente in tutto e per tutto agli alti elfi, che sono praticamente liberi di spadroneggiare nel modo che preferiscono. Cos'è che mi ha colpito molto di questo gioco di ruolo? Sì, mi ha colpito molto la storia, che comunque è ben scritta e molto ben strutturata, ci sono più di 100 pagine dettagliate su ogni singolo quartiere e fazione della città, perché ci sono molte fazioni, molti quartieri, tutte spiegate nel dettaglio, sia i personaggi che si potranno incontrare, molto ben fatta, avrete un'idea molto chiara di com'è costruita questa città. Ma mi ha colpito in maniera particolare il suo sistema di gioco. Il sistema di gioco di Spire è un po' particolare, devo essere completamente sincero, quando lo lessi per la prima volta non mi aveva convinto particolarmente, non so neanche ben perché, ma non mi aveva dato l'idea che potesse rendere in maniera ottimale. Ovviamente giocandolo, se no non ero qui a parlarne bene, mi sono ricreduto completamente su questa cosa. Spire fondamentalmente si basa su accumulo di stress, ok? Voi avrete il vostro personaggio che sarà in grado di fare determinate cose e ogni volta che compirete un'azione, qualsiasi essa sia, dovrete tirare dei dadi. Se avete abilità o domini o comunque qualcosa di collegato all'azione che state per andare a fare, tirerete più dadi. Sceglierete il dado con risultato più alto e quello sarà il risultato della vostra azione. In base al risultato si può accumulare stress, fallire, accumulare stress, avere successo e non accumulare stress, o avere un successo straordinario e far accumulare più stress al vostro avversario. Ogni volta che accumulate stress ci potrebbero essere delle conseguenze su ciò che avete fatto. Verrà tirato un dado, se il risultato sarà pari o inferiore allo stress che avete accumulato, ci saranno delle conseguenze, potrebbero essere lievi o molto gravi. Lo stress si può accumulare su varie resistenze. Le resistenze sono i punti in cui puoi accumulare stress, diciamo ci sono varie resistenze, sono ombra ad esempio, cioè quanto la tua identità è celata, perché ovviamente sei un sovversivo, sei comunque nascosto e la tua identità è bene che non venga fuori. Sangue, che è detto molto brutalmente, sono punti vita. Mente, che è la stanchezza, lo stress mentale, cioè sono varie delle resistenze. Ovviamente questo stress che rimane accumulato potrà essere tolto nel tempo, si potrà levare lo stress nel tempo in base a determinate azioni che voi fate. Detto molto banalmente, potrete per togliervi stress su ombra, quindi sulla vostra entità, corrompere una guardia per far girare false informazioni o dire che avete lasciato il quartiere o comunque depistare le indagini su di voi. Su sangue, banalmente andare da un medico. Ovviamente anche togliere lo stress può avere delle conseguenze.
perché magari voi per restare celati nell'ombra ci restate per tot tempo, e allora il master può usarlo come scamotage narrativo per far progredire la storia, far succedere qualcosa in cui voi non potete far niente perché eravate obbligati a recuperare, a riprendervi, no? Questo è molto interessante perché nelle volte in cui ho giocato si percepiva proprio la sensazione di fatica nella ribellione che si stava portando avanti, negli obiettivi che stiamo portando avanti, la fatica, il combattere per cercare di fare il più possibile nonostante le avversità, rincorrere il proprio scopo, il proprio obiettivo. In più questo sistema di gioco di stress e via dicendo, conseguenze, dà una bellissima possibilità a livello narrativo. Il gioco non sarà per niente statico, perché sarà molto discorsivo, molto parlato, solo i giocatori tireranno i dadi. Il gioco ti dà questa forte possibilità di narrativa, sfruttala e fai una bella descrizione su come ha accumulato quei 4 punti, ad esempio, su mente, su come è stanco, su come gli giri la testa, su come magari le orecchie fischino e la vista sia un po' appannata. Devo dire che quando sulla carta non l'ho apprezzato, non mi ha convinto, giocato invece rende molto. Un'altra cosa bella di questo gioco, a parte le illustrazioni che a me sono piaciute, sono molto particolari, sono molto punk, sono molto, a me mi ricordano i Gorillaz, per dirvene una, mi ricordano le immagini su cui sono fatte i video musicali dei Gorillaz. Se non conoscete i Gorillaz, disiscrivetevi dal 4+. Molto interessanti sono anche le varie classi, molto differenti fra loro e molto particolareggiate. Non avrete personaggi di classi diverse che fanno più o meno le stesse cose, e ognuna ha il proprio sistema di progressione e il proprio modo proprio di essere giocata. Ad esempio, se mi ricordo il nome, sono un dio, ma non me lo ricorderò mai. Il mercante lo chiameremo controllo. Azurita. Ah, è Azurita. Sarai un commerciante, quindi avrai tutte abilità e resistenze collegate al tuo lavoro. Ad esempio, un'altra delle resistenze è argento, che è il tuo patrimonio, no? Lui avrà una resistenza aggiuntiva su argento e poi avrà tutte abilità, domini e talenti collegati alle sue abilità da mercante. Ganza, anche la progressione. Scusate, faccio una piccola parentesi sulla progressione, che quella è molto interessante. Non è punti esperienza, cose così, ma è ogni volta che ciò che fate ha impatto su Spire, voi progredite. Se fate qualcosa che ha un piccolo impatto su Spire, potete acquistare un'abilità minore. Se farete qualcosa che ha un impatto abbastanza ampio su Spire, che magari riguarda un intero quartiere o via dicendo, allora a quel punto potete prendere un avanzamento moderato. Se fate qualcosa invece di enorme, che può drasticamente mutare qualcosa nella struttura, nelle gerarchie, nella vita in Spire, allora potete prendere un'abilità avanzata di alto livello. Poi abbiamo altre classi molto più brutali, come ad esempio è il cavaliere. È una figata. Io ovviamente ho fatto 2 sessioni, una da master e una da giocatore, 2 one shot. Quella da giocatore era obbligato a fare il cavaliere, perché c'è il tuo ordine, ma fondamentalmente sono i vari pub. Ogni gruppo di cavalieri ha il loro locale, il loro pub di riferimento. Sono chiassosi, si ubriacano duro, li garba, fa festa e hanno ancora questa idea che ci sia ancora una parvenza di onore in quello che stanno facendo. Sono gli unici che possono ancora, possono girare anche con lo spadone, poi tra utilizzarlo e girarci c'è una bella differenza, però puoi girare il tuo spadone. Sono una classe che è proprio figa. Poi ci sono tante altre classi, abbiamo il rivoluzionario, quindi sarà qualcuno basato tanto sul parlare con le persone, sulla socialità con le altre persone, assassini, giustizieri, oracoli e via dicendo. Ce ne sono molte e molto differenti fra loro. Bene, quindi fondamentalmente, molto a grandi linee, questo è Spire, un gioco di ruolo che se vi piace l'interpretazione, vi piace dove c'è da strutturare un piano, dove c'è da strutturare una rivoluzione, non è facile creare una rivoluzione, quindi non è che andate all'attacco, conquisto tutto, no, non è così. Ogni azione deve essere pensata. State cercando di ribaltare l'ordine di una città che è così da quando gli altri fino hanno acquistato, quindi da tanti secoli. Nessuno sarà disposto ad aiutarvi, anche il culto di cui voi fate parte, se venite sgamati, saranno i primi a lasciarvi da sole, a lasciarvi nella pupù fino al collo, perché sì, esatto. Allo stesso tempo c'è questo
profondo senso di devozione alla causa, questo bene superiore che voi state andando ad affrontare per il bene della vostra gente. Devo giocarlo di più, sono sincero, perché a me questi tipi di giochi di ruolo dove c'è molto a parlare, molto da strutturare, c'è molta, entri molto nel tuo personaggio, piacciono molto. Ovviamente non è un picchi e mena, tutti quelli a cui sono profondamente appassionati al picchi e mena non prendetelo in considerazione, anche se le scene di scontro saranno molto brutali, ma non è un picchi e meno, ok? Molto brutali a livello narrativo, verranno raccontate comunque con la crudezza e la violenza che serve in un contesto come questo. Se ti torturano, se ti prendono, se la polizia arriva e ti sagagna, c'è brutalità dietro. Poi c'è tutta la questione delle religioni, degli alti elfi, le regioni, le idee proibite che avete voi draw, tante cose dove non sono andato a scavare, perché in quanto giocatori magari lo prendete e sarete giocatori, magari avrete un master che ve le vuol far scoprire giocando o ve le vuole spiegare, e questo è quanto. Quindi vi ringrazio di aver seguito anche questo video, ovviamente vi lasciamo il link in descrizione per acquistarlo, comunque potrete, nel caso in cui Nidio sia sfaticato non lo metta, potete sicuramente trovarlo sul sito di Israelion Edizioni, insieme a tutti gli altri giochi di ruolo che loro hanno, anche alcuni di cui non abbiamo parlato e che comunque di cui non abbiamo parlato noi, ma che comunque hanno portato molto interessanti. Vi ringraziamo per aver seguito il video fin qua, iscrivetevi, lasciate mi piace, seguiteci su Instagram, il sito verde anti-boomer e tutto il resto, il sito viola anti-boomer. E ciao a tutti.